semplice, canta la pizzaiola classica, quella che c'erano le mamme o le nonne nella piadina con del pepato fresco. E, diciamo, lo scamone, la carne di tetale da sottile, fatta a fettine, condita con delle patate e la cipolla. E poi la piadina è cotta con il pepato fresco. Quindi è una pizzaiola bianca. Una pizzaiola sì, rigorosamente bianca. Non, senza piselli. Senza piselli, sì. Sì. Perché i piselli sono palermitani, piselli, dove evidentemente ne hanno bisogno. No, non ne mettiamo piselli, ce ne abbiamo abbastanza piselli. Però tu dove vai a comprare la carne? La carne arriva come qua, al mercato, alla fiera, la signor Catania, via Grotte Bianche, che c'ha della carne veramente ottima, che consiglio a tutti. E noi facciamo questa pizzaiola che mettiamo alla piadina con il pepato, tutta va servita con un classico kebab, però almeno sappiamo cosa c'è dentro, non sappiamo cosa arriva dall'oltretomba degli altri paesi, non sai esattamente che tipo di carne stai mangiando quando mangi il kebab, sicuramente saranno buoni, chi fa i suoi motivi, però è carne che viene dall'altra parte del mondo, cioè non è carne locale, non è macellata in Sicilia, e quindi la fiducia va dalla sua parte, cioè nel caso noi mettiamo della carne che è locale. Che cosa viene prediletto, il kebab siciliano o l'arancino catanese? Noi l'arancino non lo facciamo, però devo dire che con gli stranieri il kebab siciliano, poi questo aggancio di mettere questa cosa del kebab siciliano funziona, perché quello che è siciliano da chi viene da fuori è giustamente preferito ad altre forme di vendita e altre forme di consumo, sicuramente. Quindi il fatto che sia siciliano, che c'è la canna pizzaiola che è tipicamente siciliana, poi gli mettiamo la piadina che non è siciliana, perché non facciamo la piadina, però nel contesto, perché la piadina è romagnola, è romagnola, certo, però nel contesto la cosa funziona e realmente un'alternativa al kebab che mangi dal tizio X che non sa che cazzo c'è.